stata licenziata perché appena assunta nel nuovo lavoro dichiarava: mi sto annoiando molto, faccio solo fotocopie, è un posto orribile. E il proprietario, che è venuto a sapere dopo un paio di giorni questi suoi commenti, l'ha messo su Facebook, l'ha messo su Facebook nel posto, cioè per pochi intimi. Sì. Senza dico, ha peccato di ingenuità lei, ma anche quell'altro non aveva che altro fare, voglio dire, che andare su Facebook a leggere i commenti della povera ragazza. Ma ci vanno tutti. Tu forse non hai la misura. No, io Facebook non ci vado. Tu ed io non lo sappiamo perché noi non frequentiamo e non siamo dentro, quindi ci potete fare niente. No, per esempio noi. Questa cosa delle foto, cioè io ho un sacco di foto, non mi guardi così che sennò mi imbarazza. Dicevo, questa cosa qua delle foto, veramente io ho un sacco di foto nella mia pagina di Facebook e le possono vedere ovviamente solo i miei amici. Ho saputo che hanno preso delle fotografie, persone che non erano mie amiche. Come fanno? Non possono, non lo so. Ma certo che le possono premettere. Se non sono amiche, come fanno a entrare nel tuo coso? Non lo so, ho saputo che invece sono state prese delle fotografie e usate per lo solo candele di spettacoli. Di non entrare in internet e di non fare Facebook e di fare, capito? Ecco, ma allora mi fa brevemente un decalogo, o anzi meno di 10 che sono troppi. Non vorrei annoiarvi. No. Che cosa veramente bisogna evitare di fare per evitare di trovarsi nei guai? Anzitutto, e questo lo dico contro il nostro interesse, nel senso è sempre meglio prevenire. Levo lavoro. Esatto, è sempre meglio prevenire, nel senso che quando una cosa è entrata in rete poi è difficile inseguirla, anche perché se qualcuno ha interesse che questa emerga, chiaramente può saltare fuori in tanti altri punti ed è difficile e costoso inseguirla. Di conseguenza quindi bisogna fare le cose con testa, nel senso che bisogna scindere bene la vita privata dalla vita professionale e pensare che negli anni noi cambieremo e di alcune cose che facciamo potremmo poi pentirci. Per esempio, i blog, questi diari online dove io posso raccontare, dico io, dei fatti miei, devo pensare che un giorno i miei nipoti e bisnipoti. Ma io andrei anche a un range temporale più breve, magari se si cerca un lavoro le persone che selezionano facilmente vanno poi a raccogliere delle informative e questo accade. E trovano questa accade comunemente. Cosa. E trovano magari, non so, attraverso un'analisi psicologica potrebbero emergere, non dico nel suo caso, ma qualche piccola deviazione, qualche piccolo isterica, comportamento. Cioè per cui sono cose che accadono. Cioè. No, loro vivono nel Pleistocene, quindi no. Noi stiamo bene là. Noi siamo bene dove stiamo, Annadiglio. Guarda, e anche di idee opposte, nonostante in un beato passato. Esatto. Ecco, è più una faccenda che riguarda il business o i privati o la vita privata? I casi di cui ti occupi tu? Fondamentalmente noi ci occupiamo di casi di personaggi famosi, politici e lato business, società. Ma semplicemente perché un privato tendenzialmente non può affrontare, diciamo, dei costi di consulenza eccetera che sono necessari per capire, perché il primo passo è capire cosa c'è, è un mare, un oceano. Da fare una ricerca notevole. E non solo, va capito anche e ogni contenuto. E poi voi riuscite a entrare dentro e demolire? No, la demolizione fisicamente non esiste, si hanno due strategie. Ma è riuscita ad arrivare a chi è stato? L'hai stroncato, ho detto abbiamo due strategie. Stavate parlando voi? Scusi, un po'. No, ci stava raccontando come si fa. Ascolta. Ci sono due strategie fondamentalmente. E poi rispondiamo all'anonimato. Sì. Scusi. Le due strategie sono, la prima è quella di rendere meno evidente una cosa, che è un modo di, tra virgolette, occultarla. Immaginiamo che digitando il nostro nome e cognome sul motore di ricerca, un nome, su Google escano delle lesività, dei contenuti spiacevoli al primo posto. Un modo per rendere, tra virgolette, più invisibile la cosa è farlo slittare di posizione, quindi inserire altri contenuti nelle pagine che ci sono. Nelle pagine che prima del contenuto lesivo. Contenuto qui. Sì. È molto facile a dirsi. Ma la logica mi è chiara. La logica quindi è detta mimetica, per cui si riesce a mettere dei falsi bersagli assieme al contenuto. Non mi compare in un home page, ma mi compare se dietro io vado dietro quelle 3-4 dove non c'è nessuno. Allora, detto male, ma insomma. Adesso io colgo l'occasione, visto che ci sarà tra pochissimo la pubblicità, andiamo a controllare questa cosa. Come dicevo prima, ringraziamo il nostro ospite, Andrea Barchesi. Ci vediamo tra pochissimo con Protagoniste.